Ma quale calo? Non ti ho chiamato, nessuno ti conosce. Chi ti conosce? Ah! Ti possiede. Madonna, mi è uscito da Annabelle questo coso. Braccia conserte. No, perché? Che ho fatto? Ehi, hey, gente, questo video del benvenuto sul canale con una puntata di Five Nights at Freddy's Help Wanted. Riprendiamo la nostra avventura dopo il completamento di Five Nights at Freddy's 3. E quindi, non lo so, non so che cosa mi aspetta nell'intermezzo, perché so che come ultimo capitolo mi aspetterà Five Nights at Freddy's 4. Ma rimane così, ma secondo me prima o poi mi fa lo scherzetto e mi morde un orecchio. Secondo me c'è il tranello di mezzo. Lo fa troppe volte, la comparsa così da lontano, ma prima o poi me lo ritrovo così a due passi. Allora, The Dark Rooms, il prossimo capitolo che ci aspetta, e vedo Plushtrap, che è praticamente una parte del terzo capitolo, del quarto capitolo di Five Nights at Freddy's, quello della torcia. Ho tanta paura, sarò onesto con voi. Poi c'è Parts and Service, Vent Repair, cioè riparazione dei sistemi dei condotti di aerazione. Poi abbiamo Night Terrors, cioè terrori notturni. E quel gioco non solo li ho vissuti dal vivo, i terrori notturni, cioè gli incubi, ma li ho pure fatti la notte. Maledetto Five Nights at Freddy's 4. In ogni caso, andiamo in ordine, perciò ci tocca fare Plushtrap, The Dark Rooms. Troppo silenzioso il tizio, non mi convince affatto. Andiamo per questa nuova avventura. E ricordatevi di lasciare il pollice in su se volete vedere più spesso questo genere di episodi. Flashlight? Oddio. Oddio no. Oddio no! Mi fa... Ha! Allora, devo farlo fermare sulla X. E devo utilizzare assolutamente le mie orecchie. Buongiorno! Beccato in fragrante. Pezzo de merda. Non lo so. Il fatto è che ho l'impressione che... Ok, questo è spaventoso. Questo è veramente spaventoso. Ho l'impressione che se non lo faccio al momento giusto... Lui mi spaventa! Ah, poi questi rumori in background cosa sono? Sono... Sta venendo a prendermi! Sta venendo a mordermi il labbro! L'ho visto! Mamma, l'ho visto. Peccato! Oh, no. Non va per niente bene, non va per niente bene. Peccato! Oddio mio, è qua a due passi. Ok, sono finito. Perché dovrebbe andare sulla X e non uccidermi? Questa è una bella domanda alla quale non risponderemo mai, credo. Facciamo ai 18 secondi, reagiamo. È qui! Oh, oddio! Oh, no, 18 secondi! Pensavate veramente, ma l'ho beccato! Fregato, bastardo! No. Secondo me adesso ritorna per la vendetta dopo il minigioco! Però dopo pazzo di Freddy! Ma vaffanculo! Mi fai schifo! Oh! Ancora lì il nostro amico. Beh, dai, abbiamo fatto già un episodio, alla grande, bella. No, cos'era sta roba? Ah, ecco cos'era sta roba, perché sarà tutto un capitolo così con i vari personaggi, e ora ci sarà il mio preferito, Balloon Boy, che veramente, se si avvicinasse a me, a distanza di 2 metri, gli arriverebbe una testata. Senza pietà, senza pudor. Stop the Balloon Boy on the X. Va bene, tutto quello che vuoi. Basta che chiedi, bro. E quindi adesso al posto di Plushtrap abbiamo Balloon Boy. Balloon Boy. Ah! Oh madonna mia, questo fa paura. Che cazzo hai da ridere? Ti faccio ridere io, madonna mia. Ti faccio volare tutti e 38 i denti. Stai fermo. Però si sente gratta. Madonna mia, è inquietante. Perché questa risata ti triggerà ad accendere la torcia. Ok, da un'altra parte. Maledetto bambino. Forse non utilizzerei la testa per aggredirlo, ma le ginocchiate di sicuro sì. Figlio di... un pupazzo. Oh, hello cosa? Hello, ma quale demone ti possiede? Madonna, mi è uscito da Annabelle questo coso. Ma vai a buttarti sotto un treno, schifoso. Oddio mio. È inquietante sta parte, ti mette un'ansia che non ho mai beccato in nessun gioco finora. Un cappellino da bruco. Che premio. Ancora lì questo che mi fissa. Non mi convinci, Frank.
Plush Baby? E sarebbe? Non ne ho mai sentito parlare in tutta la mia vita su Finest at Freddy's. Ah, e pure la batteria della torcia. Sopravvivi. Che vuol dire sopravvivi fino alle 6? Che... Oh, che cosa significa? Oh, no, 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 aspetta, aspetta. Ritorniamo al vecchio... al vecchio giochetto di prima dove... Dammi sta roba che mi sembra... Che vuol dire sopravvivi fino alle 6, Frank? Dove sei? Bambina? Ma è anche dietro di me? No, non può essere dietro di me. Dov'è? 2, 1. Ah! Mi hai ucciso? Conta, la maledetta conta. Ah, la torcia si scarica. Io la devo trovare al buio, se no mi fa la cresta. Stronza, dove ti nascondi? Bambina maledetta. Dov'è? Cosa? Che vuol dire? Oh, ho sentito un condotto della reazione. Ma quale cazzo? Non ti ho chiamato! Nessuno ti conosce. Chi ti conosce? Ah! Ah! Cosa sei tu? Cioè, da che passavo? Che star fermo e premere una volta a clic, adesso devo pure cercare nel buio. Nessun niente ti può far male, ma non lo so. Un infarto sì. Devo dire che questa parte l'hanno costruita bene, perché è veramente inquietante. Devo sopravvivere fino alle... Ma no, ma ce n'è più di una! Ma no, eh! Ce n'è più di una? Dove cavolo potrebbe nascondersi? Che vuol dire? Non so che cosa significhi. Coso? Dove sei? Ah, c'è un condotto dell'aria vicino a lì a due passi, probabilmente... era prima era lì! Quante siete? Sopra di me c'è qualcosa? Oi, Bonnie, ciao, bello. Bello de mamma. Oh, come sta? Oh, guarda, io non sono un culetto da mordere, te lo dico. Che cosa significa? Oh! Ecco dove si nascondeva prima, l'abbiamo beccata, la maledetta. Mo? Si nasconde da qualche parte, ma... cioè, è tutto identico. Ma una luce qua, una luce a muro piuttosto che una torcia, non c'è? Voglio dire, io lancerei una flashbang come minimo prima di entrare qui. Un estintore? Oh oh. Oh, eccola lì! L'abbiamo beccata. Oh. Cosa? Sono morto? Che vuol dire 2-1? 2-1. Ah, ecco cosa vuol dire. Ah, suina. Gesù, dove si nasconde? Non l'ho vista. Potete sapere nei commenti, non l'ho proprio vista. Ah, maledetta. No, 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 qui vinciamo. No, no, me ne vado finché non vinco. Ma sono 3, raga, cioè non vale. Poi compariva qua, mi pare. Non so se sia scriptato, Così è meglio. Non so se sia anche sopra di me. Dove si nasconde la maledetta? Dove sei? Non ti ho chiamato. Se ti ha chiamato... Molto sicuramente non ero io, signorina. Vattene via. Ah, indemoniata di merda. Dio, questa parte è durissima, raga. Ma tu stai scherzando? Questa roba è pazzesca. Porca miseria, questo l'ha fatto veramente bene. Questo è un horror. Siamo passati da FNAF 3 che faceva ridere, questo che mi farà venire l'incubi stanotte, sono sicuro. Appena andrò a dormire, tac! Nel culo. Non lo so, raga, ma secondo voi mi conviene così risparmiare... Ah, risparmi! Eccola qua! Mi conviene risparmiare batteria oppure... Fare così, no? Da attacco epilettico, insomma. Dove sei? Ma cacchio è? Ma perché sono 3? Sono 3, compaiono 3 per colpo, ne sono sicuro. Perché all'inizio sennò che cosa te ne mostra a fare, 3? Bella, a bella de mamma! Eccola qua! Maledetta, proprio in piena vista, ma appena te ne accorgi. Il fatto che resta immobile se non la punti. Quindi... abbastanza ingannevole la suina. Dove sei? Oh, cazzarola. Oh! Caduta la pa... Ah! Ti sei tradita! La mia... Sono morto. Sono vivo? Mi hai risparmiato? È che ce ne sono tipo 40... Oh, ce ne sono 40! Ve l'ho detto che ce n'erano di più! Questa era vestita di blu. Non sei per niente simpatica, eh? La mia torcia è scarica. No! Oh, mi avevo quasi abbracciato. Mi sembra che le ore siano un pochino più veloci. Questa corre. La palla? Dove sei?
Oh, la mia torcia. Oh, salve. Quella non aveva un occhio, vedete che sono tre. C'ho ragione. Oh, salve. Salve. Ho sentito? Ho sentito un condotto della reazione. Dov'è? Dov'è? Oh, dove ti nascondi? Oh, cazzo. Ah, eccola qua. Eccola là. Maledetta. Ah, maledetta. Cos'era quella risata? Ah, sì? Sei sicura? Ok. Mi ha detto you won't die or you will die. Quale delle due? Possiamo chiarificare meglio. Oh, salve. Possiamo chiarire un po' meglio quale delle due lei mi ha appena lanciato. Eccola qua. Mono occhio. La orb. Sì, è sparita davanti a me. Maledetta. Eccola là. Era quella blu. L'ho vista. Teletrasportarsi stile Goku. Muoia. Buondì. Ho la torcia quasi morta. E sono le 5. Minchia, ma come passa il tempo quando ci si diverte. A bella de mamma. Che cara Davide fa? Ah? Ma tu lo sai chi sono io? Ma tu lo sai che io sono la guardia di sicurezza numero uno? Oh cazzo. La mia torcia. Sorridi. E levati da qualsiasi cosa sia un zebedeo. Dai che ce l'ho fatta. Sono le 5 da 3 ore. Sono le 5 da un'ora. Oia. Buonasera. Oh Dio mio. No, vattene via. Sparisci da qui. Non ti voglio più vedere. Non ti voglio più vedere. Non voglio più sentire parlare di te. Sparisci da qui. Dio. Era inquietante questa, sarò onesto. Speriamo che tu ti diverta nella versione virtuale di FNAF. If you see any such artifacts, we recommend that you not interact with them. We'll weed them out eventually. There's no guarantee that we'll weed them out eventually. Raccogli, cioè, ogni tanto potresti imbatterti delle curiosità lasciate dalla creazione del beta. E mi fa: se ti imbatti in queste cose, per favore ignorale. Cerca di ignorarle, perché noi prima o poi le elimineremo. Nota, probabilmente prima o poi non le elimineremo. Grazie. E facciamo anche Funtime Foxy. Oh. Che vuol dire Funtime Foxy? Ah, mi muovo? What the fuck? Cosa? Mi muovo. Oddio, me lo ricordo. Funtime Foxy is motion activated. For this reason, it's important to keep the room dark, as to not accidentally activate her. You have been provided with a flash beacon. Use it if you need to get your bearings, and to ensure you don't bump into anything. However, use it as sparingly as possible. Proceed forward to reach the parts and service room. Cioè, voi sapete che questa parte mi ha fatto venire l'incubi su FNAF 4. No, FNAF 5, Sister Location. Cioè, praticamente io mi devo muovere attraverso la stanza e illuminare per non imbattermi dentro Foxy che mi compare improvvisamente nei paraggi. Foxy adesso non lo vediamo, Funtime Foxy, però sono sicuro che facendo due passi in avanti comparirà. E immagino che andare sui tasselli rossi rappresenti la morte. Fammi capire. Non mi muovo. Oh, l'avete visto? È entrato con me. Ho premuto W e ho iniziato a muoversi. È un piacere. È entrato dall'uscita di... Dall'uscita, tra l'altro, è entrato sto maledetto. Dove sei, bello di mamma? Cioè, teoricamente non si muoveva se io stavo fermo, quindi... Dove sei? Maledetto! Nasconde nell'ombra, come un suino. Oh! Il mio cane... Ah! Cioè, io mi ricordo su FNAF 5 mi diceva utilizzalo con parsimonia. Ma era un modo di dire, io potevo illuminarlo 40 volte. Qui, ogni volta che lo illuminavo, lui faceva... Ah! Stai zitto! Use it if you need to get your bearings and to ensure you don't bump into anything. However, use it as sparingly as possible. Proceed forward to reach the parts and service room. Stiamo fermi. Il fatto è che, ripeto. No, ok, se lo utilizzo di nuovo sono morto. Fermo, non fare niente. Aspetta, ci sarà un indizio sonoro. No. Braccia conserte. Che ho fatto? Perché? Non ho fatto niente.
niente. Ma sei matto? Raga, cosa ho sbagliato? Scusatemi, sono immobile e mi ha ucciso lo stesso. Cioè, vuol dire che mi devo muovere a prescindere? Qualche volta questo stronzo è attivato dal movimento. È importante stare fermi per non attivarlo. Ero immobile. Dimmi tu. Non lo so. Oh, le braccia concerto, stavo così. Mi ha ucciso. Maledetto. Stai zitto, scemo. Vieni qua, bastardo. Adesso facciamo così. Mi muovo. Mi muovo, pezzo di merda. Vediamo come la mettiamo adesso. Va bene. Va bene. Credi di essere furbo, eh? Ok, ok. No, no, ci muoviamo. Ok, bisogna muoversi. Dio mio. Ma lo vedo a prescindere. Io mi muovo così a zig zag. Me ne frega niente. Me ne frega niente. No, no, io mi muovo perché stare fermi ti uccide. No, 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 no. Muoversi, muoversi. Senza badare a spese. Muoversi e basta. Vedi che ho già fatto più progressi di prima? A zig zag. Fanculo. Ah sì? Va bene, vediamo che cosa farai. Motion activated, sto cazzo. Mi sto muovendo da un'ora. Ed è ancora lì che si fa i fatti suoi. Va bene, va bene. Vuoi fare lo furbo con me? Io sono ancora più furbo. Sì, io vado dall'altra parte. E vediamo come la metti adesso, maledetto. Volpe da 4 soldi. Vado a destra. Tanto così non mi potrai mai prendere. E io vado dall'altra parte. Tu sei alla mia destra, io vado dall'altra parte. Maledetto. Ma io accenderei le luci per farmi venire un attacco epilettico, sto maledetto. Suino di una volpacchiota, lupotta, quello che sei, io. Porca miseria. Io sono contro la violenza verso gli animali, ma con te ti piglierei bastonate tutto il giorno. Maledetto! Non tuoi passi, mi compare in culo questo. La zig zag, vaffanculo. Non puoi farmi niente, mal che vada perdo. Non ci tengo a perdere, era per dire. Posso? Mi apri sta porta? Alla buon'ora. Faccio 5-6 passi perché non so quale sia il numero ideale. Mi ricordo che più o meno era quello che facevo io su. Oh, mamma mia, pensavo fosse il jumpscare di... di coso. Porca c***a. Alla fine basta muoversi. Che cagata. Va bene, sono il migliore. Dopo tutto, sono la guardia di sicurezza numero 1. Okay. Ma vai via, che schifo. È quello che c'è nel menu iniziale. L'esperienza virtuale su FNAF è un'esperienza. Ehi! Tuttavia, il nostro team di sviluppo ha fatto qualche errore nella progettazione. Perciò, per correggere i loro errori, potrebbero aver lasciato delle note in giro per voi per orientarvi. Vi rassicuriamo che queste note che potreste trovare in giro sono completamente sballate, perciò non sono di fonte, diciamo, accurata, non vi fidate. Oddio, c'è un livello Nightmare per ogni livello che ho completato delle Dark Rooms. Non oggi, non oggi. Ne ho avuto abbastanza, non mi fissare così, amico mio. Non devi fare queste cose, ascolta, tieni, mangiati questa. Pom, e vai a cagare. Non oggi. Comunque ragazzi, vi ringrazio per aver guardato fin qui, la nostra serata termina qui. Non dimenticate che siete migliori, vi auguro il meglio. Bella bella!